hanno ottenuto la qualifica di certificatori energetici degli edifici e ricevuto simbolicamente l'attestato dalla Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, oltre che da Enzo Tonzani, Presidente del Collegio di Appartenenza, quello dei geometri della provincia di Perugia. Sono i 60 professionisti della categoria che hanno frequentato il corso formativo professionalizzante riconosciuto e autorizzato da Regione Umbria e Ministero per lo Sviluppo Economico, a cui hanno lavorato soggetti interni al Collegio, la Commissione Edilizia Sostenibile e Acustica e Cogeo. Noi siamo una società accreditata presso la Regione dell'Umbria quale ente formatore e questo è stato un corso molto qualificante, quindi con docenti di, diciamo, ingegneri, quindi di un'alta levatura tecnica. È durato 80 ore, ha riconosciuto 80 crediti formativi. Monte di tutto questo c'è un'abilitazione professionale ad essere certificatori energetici a tutti gli effetti senza limiti di competenza, sia in ambito regionale che in ambito nazionale. Il corso a cui il Collegio ha lavorato in sinergia con gli uffici regionali del Servizio Energia è una delle tante iniziative frutto della collaborazione con la Regione Umbria. Soddisfatta la Presidente Marini. Intanto consente a loro di avere più possibilità e offerte di lavoro qualificato, ma al tempo stesso dà una certezza anche alle istituzioni pubbliche di questo lavoro. Con il Collegio inoltre è una tappa successiva, capacità di utilizzo per esempio dei fondi della programmazione comunitaria per la formazione professionale e in terzo luogo una modalità di lavoro costante anche sull'aggiornamento della normativa regionale, come abbiamo fatto per il testo unico del governo del territorio, oggi faremo per la legge regionale in materia sismica, in modo particolare per la ricostruzione delle aree colpite. Quindi è una giornata positiva e ringrazio anche i 60 che hanno partecipato a questo corso e hanno ricevuto oggi la qualifica. Alla cerimonia di consegna anche Marco Nardini, consigliere nazionale del Consiglio dei Geometri, che ha ricordato l'importanza della formazione professionale. Un'indagine della nostra Cassa Geometri, per esempio, mirando all'attività formativa, anzi all'attività professionale dei giovani, ha visto che quelli formati con questi corsi, di cui oggi uno noi siamo qui per partecipare alla consegna degli attestati, aumentano il reddito. E questo credo che, insomma, valga per i giovani ma valga anche per i colleghi più anziani, insomma, ma che comunque continuano a operare. È un percorso che sicuramente dà una solidità all'attività professionale e in questo momento ne abbiamo solo che necessità.